Con la Coppa Italia volata via sulla ruota di Ascoli e con l'incombente pericolo di perdere Zenga, sembrava una settimana nera per la squadra di Trapattoni. Ma l'Inter in campionato è un'altra cosa. In 4 giornate ha rosicchiato 3 punti al Napoli sfiorando il clamoroso aggancio. La sacra rotula di Zenga è incerottata ma funzionante. Il Bologna è venuto a Milano per puro interesse scientifico. Vuol sapere se lo smog c'è davvero. Ma resta asfissiato in 3 minuti. Il giovane Luca Villa vuol subito la maglia a ricordo di Serena e Agnolin non tollera. Questione di interpretazione, dice Cabrini. Sono interpretazioni che certe volte vengono date, cioè il rigore viene dato, cioè certe volte si corre perché l'azione ormai era conclusa e quindi, però ecco, c'è stata questa tenuta sicuramente. L'Inter è già in vantaggio e Matteus, dopo aver tirato la prima bordata dal dischetto, fa il bis su imbeccata di Klinsmann. I rossoblù invocano l'offside, ma Cabrini ammette. Si è infilato Matteus, non è che abbiamo cercato di fare il fuorigioco, si è infilato bene lui, nel momento in cui aveva passato i difensori, si trovava davanti al portiere, abbiamo alzato la mano per chiedere il fuorigioco, tentando appunto di trovare un po' in inganno il guardaline. Ma i guardaline ormai vanno a ripetizione di fuorigioco e sono preparatissimi. Nella giornata della cucina tedesca, dopo 16 minuti, l'ex fornaio Klinsmann offre il terzo amaretto a Cousin. Dei 32 gol nerazzurri, 20 sono stati segnati dai 3 Panzer. Dopo un doppio attentato Cabrini-Marronaro a Zenga, Agnolin vede fuori la palla di Matteus per Klinsmann che segna. Poi Lothar centra il palo. Stenta a farsi strada l'odore del tortellino bolognese nella camera a gas interista nonostante l'ingresso di Giovani. La partita è sempre a strisce nerazzurre. Con tanti errori in fase conclusiva e tanti salvataggi di Cousin e dei suoi compagni. L'Inter insomma ha ritrovato se stessa, Berti e Matteus non sono più quelli di Ascoli. Anche se il Bologna ha mezza difesa fuori, c'è da dire che l'Inter appare al meglio. Trapattoni è così contento da accettare dai suoi gli schiaffi come fossero carezze di Kim Basinger. Sì, io avevo chiesto ai ragazzi datemi pure uno schiaffo morale. Me l'hanno dato, sono contento dal momento che alcune cose lette non sono state dette da me, almeno per quanto riguarda le ultime 48 ore, quelle di mercoledì sicuramente erano le mie, e devo dire che i ragazzi hanno ribadito appunto il loro stato ottimale, dimostrando che mercoledì Ascoli è stato un episodio. Cabrini. Trovarsi in svantaggio dopo praticamente 2 minuti di un gol e dopo un quarto gol di 3 gol, praticamente la partita si è conclusa in quel periodo di tempo. Giocare a Milano e perdere 3-0 poi non è facile, non dico recuperare, però organizzare un gioco capace di poter tenere testa agli avversari. L'Inter è uscita dal campo capolista ritrovandosi seconda negli spogliatoi. Matteus. Napoli fa sempre il gol le ultime 2-3 minuti. Va bene, questo è il calcio, adesso siamo solo un punto dietro di Napoli e questo è una buona situazione per noi.